prossimi 8 e 9 giugno i cittadini del comune di Somma Campagna sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo e il candidato sindaco che guiderà il comune nel prossimo quinquennio amministrativo. La scelta per questa seconda votazione è tra Fabrizio Bertolaso, sostenuto dalla lista civica Bertolaso sindaco, e Gian Domenico Allegri, sostenuto dalla lista civica Gian Domenico Allegri sindaco, a cui si sono aggiunti anche i due gruppi civici Somma Campagna Popolare e Insieme per Caselle. Questa seconda scelta è tutta interna all'amministrazione uscente, dato che il primo è il sindaco uscente e il secondo il suo vice sindaco uscente. Una spaccatura in seno alla maggioranza che si è manifestata e concretizzata a pochi mesi e poche settimane dal voto e che è sfociata nei toni e nei contenuti di questa campagna elettorale. Il Baco ha incontrato i due candidati, ha posto loro 4 domande, tutte uguali, per dar loro la possibilità di presentare la loro persona, raccogliere le loro idee e permettere loro di fare un ulteriore appello al voto. Salve a tutti, siamo con Fabrizio Bertolaso, candidato sindaco, sostenuto dalla lista civica Bertolaso sindaco. Partiamo con la prima domanda. A posteriori, come giudica la rottura con Gian Domenico Allegri e quali responsabilità le attribuisce? Ma io credo che la rottura sia un qualcosa che è stato un qualcosa di amaro, un qualcosa che si è cercato anche di evitare fino a un certo punto, ma col senno di poi, vedendo anche poi come sono andate le cose, credo che a questo punto fosse inevitabile. Quindi sicuramente abbiamo avuto un percorso insieme di molti anni amministrativi, sicuramente abbiamo avuto un percorso anche di ottimi risultati ottenuti insieme, però anche vedendo come è andata la campagna elettorale, capendo poi alcune dinamiche che ci sono, ero molto più titubante all'inizio. Adesso, mano a mano che le cose si sono evolute, mano a mano che le cose sono andate avanti, io credo che fosse un qualcosa di inevitabile. Io avevo percepito che nella squadra c'erano delle condizioni che non erano più quelle che c'erano qualche anno fa, che iniziavano ad esserci problemi anche personali tra le persone, che iniziavano a non esserci più quei meccanismi oliati che funzionavano. E col senno di poi credo di non aver visto male, credo che probabilmente i problemi che oggi stiamo vedendo, i rancori che oggi stanno uscendo, probabilmente sarebbero usciti nel corso del prossimo mandato. E quindi devo dire è stato per me un passaggio non facile, perché era un passaggio che ha richiesto anche di abbandonare delle certezze rispetto a quelle che erano invece una sfida nuova che mi si proponeva davanti, e ho avuto molti dubbi, però vedendo poi come sono andate le cose ritengo che probabilmente anche alcuni rancori che sono usciti sarebbero usciti poi comunque in seguito. Quindi ecco, credo che l'amministrazione deve essere solida. Quando uno parte con una giunta, la giunta deve essere solida e avere delle cose che poi vengono tirate fuori, delle cose che poi escono anche nel corso di una campagna elettorale, e partire con un'amministrazione in questo modo non sarebbe stato corretto. Ho avuto io l'onere di dire che secondo me il progetto era arrivato a una sua conclusione nelle modalità in cui era stato impostato. Io avevo chiesto la possibilità di fare dei cambiamenti e quei cambiamenti mi è stato detto che non erano possibili, e quindi il fatto di aver cambiato oggi credo che sia stata una scelta giusta. Salve a tutti, siamo con Gian Domenico Allegri, candidato sindaco, sostenuto dalla lista civica Gian Domenico Allegri sindaco, cui si sono aggiunti due gruppi civici, Somma Campagna Popolare e Insieme per Caselle. Benvenuto. Grazie dell'invito. Partiamo con la prima domanda. A posteriori, come giudica la rottura con Fabrizio Bertolaso e quali responsabilità le attribuisce? La rottura è avvenuta in maniera unilaterale, quindi la responsabilità in questo caso la devo attribuire al sindaco, che ha fatto una scelta secondo me ingiustificabile, perché ha detto che la squadra, finora l'amministrazione, aveva lavorato bene. Noi abbiamo lavorato bene per 10 anni, di cui 5, in cui 5 lui ha fatto il sindaco, io ho fatto il vice sindaco. In questi 10 anni credo non possa dire di aver avuto mai uno screzio con il sottoscritto, avevamo lavorato bene e ottenuto grandi risultati.
e a un certo punto, alla fine di marzo, ci ha annunciato queste problematiche che solo dopo la pubblicazione di un articolo sull'Arena che diceva che lui sarebbe andato con un'altra squadra. Gli abbiamo chiesto conto e da lì non c'è più stata la possibilità neanche di fare un incontro per capire effettivamente quali erano queste problematiche che lui adduceva per la rottura. Non ha avuto neanche il coraggio, io gliel'ho chiesto nella telefonata in cui lui mi ha comunicato che non voleva più procedere con noi, gli avevo chiesto di fare un incontro e guardare negli occhi le persone che per 5 anni hanno votato in consiglio comunale per lui e per la sua lista, insomma, in sostegno a lui. Questo non è stato fatto, secondo me è una grossa mancanza di rispetto anche nei confronti appunto di chi aveva lavorato con lui. Comunque ce ne siamo fatti una ragione, in rapidità, in velocità, attingendo a quello che è il buon tessuto sociale di Somma Campagna, abbiamo chiesto a tante persone che si erano già impegnate nel mondo del volontariato, nel mondo dell'associazionismo in generale nella nostra comunità, di mettersi a disposizione. Abbiamo messo in piedi, secondo me, un'ottima squadra. Un'ottima squadra a partire appunto dall'amministrazione uscente. Noi portiamo in uscita 3 assessori, io ricoprivo gli assessorati dell'edilizia, urbanistica, lavori pubblici e agricoltura, la mia collega Leonora Principe aveva seguito il turismo e la cultura, quindi diciamo iniziative molto importanti sul territorio, e avevamo anche Paola Pighi che seguiva la scuola e l'assistenza. A questo si aggiungono altri 2 consiglieri, Maurizio Cassano che ha seguito la sicurezza e la protezione civile e Gianfranco Dal Forno che ha seguito le manutenzioni e la disabilità. Quindi parte fondamentale, direi, di quello che è l'onere amministrativo di un comune, e quindi noi siamo nel segno della continuità. A queste si aggiungono le persone a cui abbiamo chiesto e con cui stiamo intraprendendo un percorso molto interessante. Passiamo alla seconda domanda. Nonostante la sua candidatura sia sostenuta da una lista civica, in questa campagna elettorale non sono mancate le posizioni politico-ideologiche, destra e sinistra. Si riconosce in una di queste ed eventualmente come è connotato il vostro gruppo? Ma allora, intanto bisogna partire da cos'è una lista civica. Io credo che una lista civica sia una situazione che ha un senso di essere a livello locale. Non credo molto alle liste civiche quando sono a livello nazionale, ma a livello locale io credo che la lista civica abbia un senso di esistere e sia un gruppo di persone che si mette insieme e sposa un progetto, al di là di quello che sono le appartenenze politiche. Quindi io credo che in una lista civica debba sentirsi a casa sua ogni persona che voglia partecipare a quel progetto. Allora, se partiamo da questa condizione, è chiaro che all'interno di una lista civica, e se condividiamo questa modalità di vedere, è chiaro che all'interno di una lista civica ci può stare chiunque sposi il progetto che la lista civica porta avanti, indipendentemente dalla posizione politica. E il mio non vuole essere un discorso contro i partiti. Io credo che i partiti siano importanti, i partiti hanno un ruolo fondamentale, e credo forse che i partiti oggi hanno un ruolo che è sminuito a quello che dovrebbe essere, cioè nel senso il loro ruolo oggi non viene compiuto a pieno. Vorrei che i partiti fossero più presenti nella politica e più a contatto con le persone. Dall'altro lato io mi sento un civico, quindi può sembrare un po' un paradosso che un civico vada a rinfacciare la presenza o la poca presenza dei partiti, però credo che i partiti abbiano un ruolo importante nell'andare a gestire e a coordinare a livello superiore, mentre localmente le persone devono lavorare sui progetti che hanno in mente di portare avanti, su quello che credono che sia corretto fare, e se le idee convergono, credo che essere anche di aree differenti possa portare un valore aggiunto. Allora, a me faceva sorridere prima, quando ero con Allegri, si diceva era una lista civica di sinistra. Oggi, che se vogliamo usare un po', c'è Rigo con noi e viene definita una lista civica di destra. Io, se devo dire la verità, non mi riconosco né nella lista civica di sinistra né nella lista civica di destra. Io mi riconosco come un civico, quindi una persona che ha cercato di mettere insieme un gruppo di uomini e donne che lavorano per il bene del proprio paese,
e all'interno di questi ci sono persone che appartengono ai politici, ai partiti. È chiaro che nello scorso mandato le persone che appartenevano ai partiti di spicco erano persone che appartenevano ai partiti politici più orientati verso il centro-sinistra. Oggi è chiaro che nel progetto che stiamo portando avanti le persone che sono all'interno, e poi parliamo di qualche persona perché la maggior parte appunto dei candidati sia l'altra volta che questa volta non hanno tessera di partito, ma oggi è chiaro che qualcuno è più orientato verso il centrodestra. A me piace dire ho cambiato lato, no, probabilmente il progetto per me è quello di un progetto di uomini e donne che stanno vicino alla popolazione e che si mettono a disposizione. È certo che sono cambiati gli interlocutori, quindi da un certo punto di vista la mia idea di quello che è un progetto di paese non è cambiata, è stata sposata da persone che appartengono ai partiti, l'altra volta erano di un gruppo di centrosinistra, oggi chiaramente più vicino a un gruppo di centrodestra. Detto questo, ritengo che l'altra volta ci fossero all'interno della civica persone più orientate verso il centrodestra e anche questa volta all'interno della lista civica c'è qualcuno che nella votazione nazionale è più orientato al centrosinistra. Ma io credo che questo non sia un difetto, credo che sia un valore aggiunto. Quando si parla di problemi locali, l'avere la possibilità di ragionare con punti di vista diversi, credo che dia la possibilità di prendere il punto di vista di un maggior numero di persone, di un maggior numero di abitanti, e quindi nel ricercare le soluzioni partendo da punti di vista diversi, credo che questa sia, se sfruttata bene, una ricchezza che porta a soluzioni migliori e ad accontentare e ad affrontare i problemi di un maggior numero di persone e accontentare quindi anche un maggior numero di persone. Quindi io non vedo mai la politica come uno scontro, la politica dovrebbe essere un incontro di idee e quindi il confronto tra idee diverse dovrebbe portare alle soluzioni migliori. Passiamo alla seconda domanda. Nonostante la sua candidatura sia sostenuta da una lista civica, in questa campagna elettorale non sono mancate le posizioni politico-ideologiche, destra e sinistra. Si riconosce in una di queste ed eventualmente come è connotato il vostro gruppo? Io credo che nei comuni come il nostro si scelgano le persone, perché l'abbiamo visto in questi anni, bisogna scegliere chi dà più fiducia, chi dà affidabilità, e il mio passato e la mia appartenenza credo sia conosciuta a tutti. Io faccio parte, sono un moderato di centrosinistra e quindi da sempre faccio parte di quell'attività, però la lista è una lista civica. Noi a Somma Campagna abbiamo Somma Campagna Popolare, che nel 1995, nel 1999 si è sempre presentata come lista civica. Questa volta abbiamo aggiunto la possibilità di avere una lista che ha lavorato negli ultimi mesi per una proposta politica su Caselle, che si chiama Insieme per Caselle, che è un po' la novità politica, diciamo, di questa tornata elettorale. Abbiamo anche però persone che non vengono dal mondo del centro-sinistra, perché con loro comunque abbiamo trovato, come caratteristica di tutte le liste civiche nascono proprio per mettere assieme le persone che hanno le stesse idee per un paese. E quindi, cosa che avevamo fatto anche nel recente passato con la lista che ci accompagnava precedentemente e a cui apparteneva il sindaco uscente Bertolaso. Quindi non abbiamo da questo punto di vista preclusioni. Quello che contano le idee. Abbiamo un programma molto interessante, nato da un confronto fra un gruppo di giovani e gli amministratori, un gruppo di giovani che si è messo a disposizione per costruire un progetto innovativo. Lo stiamo proponendo agli elettori e notiamo molto interesse. Quindi la cosa che devo dire in quello che era è una situazione inaspettata e che non abbiamo gradito, una delusione umana abbastanza forte, umana e politica, professionale, insomma non ci aspettavamo una cosa del genere, perché abbiamo lavorato tanto per ottenere risultati nell'amministrazione uscente e in questa delusione però c'è la soddisfazione di aver trovato tante persone valide, di essere riusciti a mettere in piedi un progetto importante per il nostro paese e quindi un rilancio dell'azione amministrativa. Passiamo alla terza domanda. Quali valori devono orientare il lavoro di un sindaco? E qual è la qualità che invidia il suo avversario e cosa invece la distingue in lui? Allora, io credo che i valori che deve avere un sindaco siano un po' quelli a cui accennavo prima, cioè quindi l'attenzione prima di tutto al bene comune, l'attenzione al cittadino. Io credo che oggi il sindaco, la pubblica amministrazione, l'amministrazione comunale locale
sia il punto più vicino al cittadino, il punto che il cittadino percepisce vicino. Noi sindaci di paese riceviamo, quando abbiamo ricevimento, ma riceviamo anche la domenica mattina qualche cittadino che viene a suonarci campanello, quando incontriamo per strada qualcuno che ci espone i suoi problemi. Io credo che la massima disponibilità all'ascolto ci debba essere. Poi è chiaro che il cittadino molto spesso è portato a vedere il suo problema e la sua problematica e la sua questione, e lì invece la politica deve essere in grado di capire quando la risoluzione della problematica del singolo permette di avere il bene massimo per la comunità o per la cittadinanza. Io credo che la necessità di saper lavorare e ascoltare i singoli per arrivare poi al bene comune sia quello che è necessario fare nella politica locale e quello che il sindaco deve saper fare e quello che il sindaco deve trasmettere alla sua squadra. Io ho chiesto a tutti i candidati, e tra i candidati ovviamente ci saranno i consiglieri, ci saranno gli assessori, anche a chi farà il consigliere, di prendersi carico di uno o due problemi ogni anno e portarli a termine. Ognuno di loro, io pretendo e chiedo e ho già chiesto, che si faccia carico di una delle problematiche che il nostro territorio ha, e ce ne sono tante, e poter cercare di portare una risoluzione o una mitigazione di quella che è la problematica che viene individuata e di cui ognuno si fa carico. Perché ritengo che anche i consiglieri debbano essere consiglieri operativi, che devono fare qualcosa, devono portare in fondo qualcosa, e chiaramente questo è chiesto ancora in maggior misura a chi poi farà parte della giunta, che dovrà invece farsi carico in maniera importante delle problematiche dell'assessorato, delle problematiche dei servizi a cui verrà destinato, e lì invece l'impegno dovrà essere massimo. È chiaro poi che non abbiamo la bacchetta magica, quindi abbiamo dei limiti che sono economici, perché i comuni oggi vivono in una situazione non di prosperità economica ma di difficoltà economica, anche se il nostro comune tra i vari comuni è uno di quelli più in salute, che gode di una buona disponibilità e che gode di un ottimo bilancio e che non ha grossi debiti e quindi ha anche la capacità di far fronte a eventuali imprevisti. E poi ci sono dei problemi invece che a volte non hanno soluzione, e quando il problema non ha soluzione, quello che la buona amministrazione deve mettere in campo è la possibilità o la capacità di attenuare gli effetti che queste problematiche hanno poi sul singolo. Cosa invidio alla mia controparte? Io credo che sia un ottimo amministratore. Io ho lavorato con lui per 10 anni, abbiamo lavorato molto bene insieme, abbiamo saputo lavorare e affrontare anche questioni molto complicate, abbiamo affrontato un periodo difficile anche per quella che è stata l'amministrazione, ricordiamoci c'è stato il Covid, c'è stata la crisi energetica, abbiamo avuto cantieri importanti perché c'è stato il cantiere della TAV sul nostro territorio. Cosa mi distingue? Io faccio fatica a dirlo, nel senso che io credo che lui abbia un'impostazione molto più politica della mia. Io mi sento prestato alla politica, non mi sento un politico, io mi considero un ingegnere che ha il suo lavoro e che si mette a disposizione per la comunità, e quindi credo che questo però a volte sia una differenza che ci contraddistingue. Io mi sento un cittadino che si è messo a disposizione e che sta cercando di fare il massimo per gli altri, e credo che questa sia una differenza che a volte lui invece ha più un atteggiamento politico, è più legato ai partiti, e torno a dire, come ho detto prima, non è un difetto, però è un modo diverso di approcciare la cosa pubblica. Passiamo alla terza domanda. Quali valori devono orientare il lavoro di un sindaco? Qual è la qualità che invidia il suo avversario e cosa invece la distingue da lui? Ecco, io credo che un sindaco debba avere la capacità di far lavorare la squadra, è il suo compito fondamentale, perché può assumere appunto anche alcune deleghe se ha delle conoscenze particolari, però il vero leader sa far lavorare le persone che lavorano con lui. Io questo lo vedo tutti i giorni nell'attività della mia azienda. Io ho un'azienda da 33 anni e mi vanto, devo dire, di avere persone che lavorano con me da più di 25 anni, e questo è il compito che si deve assumere anche quando si arriva ad avere questo ruolo all'interno del comune. E come una delle motivazioni che il sindaco uscente sta adducendo è che ci siano stati dei dissapori che io non ho visto, sono stato lì, sono stato presente fino al giorno prima dell'articolo, bevevamo il caffè assieme tutti, quindi non ho visto questi dissapori così forti.
e quindi non me li spiego. Ma se dissapori ci sono, è compito del sindaco cercare di risolverle, parlare con i singoli componenti della squadra e trovare le soluzioni, perché questo è il compito. Se una squadra lavora bene, non è detto che la prossima squadra saprà lavorare allo stesso modo. Ma io mi chiedo oltretutto, se domani mattina il sindaco nella nuova squadra, che non conosce perché finora non aveva fatto come con noi 5 anni precedenti, dovesse avere ancora questi dissapori, cosa fa? Cambia squadra un'altra volta? Cioè, non è così che si risolvono i problemi, bisogna esserci, ascoltare le persone e con loro trovare le soluzioni, soprattutto se sono persone che lavorano bene per l'amministrazione. E quindi non capisco questa cosa di dire ma è finita una storia, ne comincio un'altra, e chi lascia la strada vecchia, come dice il proverbio, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. Io non posso dire altro, insomma, perché diventa difficile. Una qualità che so che posso riconoscere al mio sfidante è sicuramente la capacità di essere affabile, cioè una persona che sa anche essere affabile. Invece uno dei problemi che secondo me ha fatto emergere in questa particolare vicenda è di non essere stato chiaro con i cittadini, cioè secondo me oggi lui non ha spiegato i motivi, le motivazioni in maniera chiara, le motivazioni, i tempi di questa rottura, il perché ha fatto questa scelta. Ho sentito citare metafore calcistiche, ma una squadra comunale, un'amministrazione comunale non è una squadra calcistica. Nella squadra calcistica si vendono i giocatori, uno parte, arriva da un'altra parte, ma un'amministrazione comunale si fa con i cittadini e per i cittadini. Siamo qui, domani mattina siamo ancora qui, viviamo in questo paese, lo facciamo perché ci crediamo. È un calciatore, lo sappiamo, se trova un ingaggio migliore va da un'altra parte. Quindi secondo me la metafora proprio non sta in piedi. È una qualità che la distingue da lui? Che mi mancava? Io credo di essere una persona che quando dà la mano, guarda in faccia una persona e dà la mano, è come fosse un contratto. Quindi se mi affido, se dico una cosa ai cittadini, i cittadini lo sanno in questi anni, faccio di tutto per portarla a termine. L'abbiamo visto sulle opere in questi anni a Casella, insomma Campagna, a Custozza e in altre situazioni. Credo che questo per me sia importante, cioè se io mi prendo un impegno, non sempre posso arrivare al risultato, faccio di tutto per arrivarci, e questo un po' mi distingue, perché ecco, io avevo con lui e con la squadra che lui aveva, con la lista di cui lui faceva parte, avevamo un accordo per portare avanti un'amministrazione appunto che è stata vincente. Su questo, ecco, secondo me non c'è stata la stessa affidabilità, e come me lo sono le altre persone che sono con me in squadra, sono persone che quando danno una parola la rispettano. Passiamo all'ultima domanda. Perché un elettore del nostro comune deve votare e dare la fiducia a lei e al suo gruppo? Allora, io credo che noi abbiamo costruito un gruppo giovane, di persone che hanno una competenza dimostrata nelle professionalità che tutti i giorni svolgono. Abbiamo un gruppo eterogeneo, sia da un punto di vista di età, perché abbiamo persone più giovani e persone che hanno qualche anno in più, da un punto di vista di esperienza politica, perché abbiamo persone che hanno alle spalle 10 anni di amministrazione, persone invece che sono la prima esperienza, e sia da un punto di vista anche di eterogeneità dei lavori che nella vita di tutti i giorni queste persone fanno. Io credo che questa eterogeneità sia importante per essere vicini ai cittadini, avere la possibilità di capire nel modo più ampio possibile le problematiche dei cittadini, associazioni, istituzioni, e avere un gruppo di amministratori che nel più ampio spettro possibile fa parte di queste entità con cui l'amministrazione si trova a confronto tutti i giorni, sia un fattore importante. Io credo poi che ho un gruppo di ragazzi molto motivato. Ricordavo nelle presentazioni di questi giorni che molti hanno 2, 3, 4 figli, e la motivazione che li spinge ad essere all'interno dell'amministrazione, a spendere e a spendersi del tempo per fare l'amministratore, è proprio quello del futuro dei propri figli. E credo che quando uno ragiona per il futuro dei propri figli ha una spinta in più rispetto a ragionare in senso astratto. Io credo che la motivazione sia molto forte di quelli che sono all'interno del nostro gruppo, le competenze ci siano, e poi c'è il fatto che comunque mediamente il nostro gruppo ha un'età di circa 44 anni, quindi un'età che non è di ragazzini, di persone
però non è neanche un'età avanzata, quindi un'età che porterà ad avere avanti un futuro importante per loro, per le loro famiglie, per i loro cari. E un'altra cosa, io credo che la voglia di fare che è emersa in questi giorni di campagna elettorale sia importante, e ecco, questi credo che siano i motivi principali per cui votare il nostro gruppo. Ecco, poi ritengo che anche dal mio punto di vista, io ho maturato un'esperienza in questi anni di collaborazione con le amministrazioni, con i comuni qua vicini, un'esperienza importante, abbiamo trovato un'ottima sinergia, siamo riusciti a lavorare insieme su diversi temi, siamo riusciti a lavorare insieme sulla TAV, con gli altri comuni siamo riusciti a lavorare insieme sulla discarica di amianto, che in questo momento sono uno dei problemi più grossi che abbiamo, siamo riusciti a lavorare insieme all'interno delle problematiche dell'ULS, e all'interno di queste troviamo problematiche importanti come la questione dei medici che sono in calo e che i dati nazionali ci dicono che anche l'anno prossimo saranno in calo a livello nazionale. Quindi a livello di sindaci lavorare insieme per queste questioni è importante, perché bisogna evitare l'effetto di rubarsi le risorse uno con l'altro, ma riuscire a trovare delle sinergie che permettono a tutti i cittadini del nostro territorio di avere i servizi che sono necessari. Ecco, altra cosa importante, siamo riusciti a lavorare insieme sulla questione rifiuti, una partita che non è magari nota ai cittadini, ma è una partita che si sta giocando, verrà fatto nei prossimi anni l'appalto più importante, un appalto di oltre 700 milioni di euro per la gestione dei rifiuti in tutto l'ambito nord, e qui insomma Campania ha un ruolo da protagonista, ha un ruolo prioritario. Il Consiglio di Bacino oggi ha la sede all'interno del nostro comune, io sono all'interno del Consiglio di Bacino e riusciamo, e del Comitato Esecutivo, e quindi questi lavori a me piacerebbe portarli avanti, proprio perché insomma Campania è stata ed è ancora un'eccellenza nell'ambito dei rifiuti, e il valore aggiunto che può portare all'interno di questi lavori anche a beneficio dei comuni del territorio, quindi di tutta la provincia, credo che sia un lavoro importante che deve essere fatto, che va fatto e che ci deve impegnare in maniera fondamentale nei prossimi anni. Concludiamo con l'ultima domanda. Perché un elettore del nostro comune deve votare e dare la fiducia a lei e al suo gruppo? Perché siamo persone che si sono sempre impegnate per il bene di questo comune. Lo dimostra il tempo che abbiamo messo in questa amministrazione, che ci impegniamo a mettere anche nella prossima. Perché le persone uscenti, questo l'hanno già dimostrato, e quelle che si sono avvicinate a noi adesso all'interno della lista, sono comunque, come dicevo all'inizio, persone che hanno già lavorato per la comunità, per le comunità di Caselle, Somma Campagna e Custozza. E quindi sono persone affidabili e che sapranno esserci e risolvere i problemi, perché abbiamo oltretutto un programma, come dicevo, ben definito, l'abbiamo consegnato in tutte le case, perché è un impegno che ci prendiamo con gli elettori. Voi leggete il programma e se trovate che sia attinente, quello che vi prego di fare è dateci il voto. Noi sapremo rendere prezioso questo voto, e mi auguro rendervi ancora cittadini orgogliosi di essere di Somma Campagna.